Uovo ragazzi e bentornati! Oggi vi mostrerò tutto il set del drago. Uscito già per la terza volta il set del drago, ed è questo il motivo per cui non dedico un episodio singolo per ogni arma, siccome comunque le abbiamo già viste tutte singolarmente. Forse non tutte, tipo la lancia del drago, la spada e qualcos'altro, non le abbiamo mai viste sul canale. Comunque, questo video racchiuderà tutto il set con i gameplay. Spero che il video vi piaccia, spero che l'idea vi piaccia, mi è costato molto molto più tempo rispetto al solito. Vi chiedo solamente di lasciare un bel like prima che questo video cominci. Quindi, cominciamo subito. Dente del drago. Elemento fuoco e 20% danni, ricordiamo che le armi del drago sono tutte di fuoco. Più 30% velocità attacco, ho messo sanguisuga vitale più 5,4%, comunque possiamo dire che queste armi si possono percare in una maniera abbastanza legacy, nel senso che nelle nuove armi è possibile metterci doppio danno critico, addirittura molte volte triplo danno critico, mentre su queste armi qua sarebbe possibile metterlo doppio, è vero, con i rifroccheggianti, però non sono state create per quello, quindi di conseguenza scendono di una fascia più bassa rispetto a tutte le altre armi nuove. Comunque, doppia velocità attacco e danni ai bersagli rallentati intrappolati aumentati del 45%. Comunque la spada come ultima perk rallenterà la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Allora, questa è una spada pesante, quindi una lenta spada che infligge danni da fuoco elevati con moderata forza d'impatto. Sappiamo che la forza d'impatto comunque sulle spade non è tanto favorevole, io preferisco ottenere più velocità attacco, ecco perché ho percato con la doppia velocità attacco e addirittura incorlucente. Doppio squarcio, quindi attacco secondario, danneggia e respinge i nemici presenti in un ampio cono. I danni da fuoco sono efficaci contro i nemici dell'elemento natura, ma questo noi già lo sappiamo, sono deboli contro quelli acqua, anche questo lo sappiamo. E percata in questa maniera, questa spada di fuoco risulta davvero parecchio utile, utilizzata con luna paleo. Quindi non solo avremo il nostro bonus di 1.800.000 di vita aggiunto al nostro attacco, ovviamente si parla sempre di percentuali, ma in più avremo anche l'elemento fuoco contro i nemici natura. Una spada a questo punto veloce che infligge abbastanza danno, perché comunque il dente del drago, ma soprattutto quelle spade che sono abbastanza lente, hanno un danno comunque più elevato. Comunque forse un anno fa avrei parlato pure male di questa spada, ma ormai con questi nuovi set di eroi vi dico che con questa spada invece mi sono trovato davvero davvero bene. Considerate che io però non ho la Masamune, quindi non posseggo una vera e propria spada di fuoco. Il pugno del drago. Il pugno del drago invece è un attrezzo pesante, un lento martello che infligge danni da fuoco con elevate capacità di respinta. L'attacco secondario, un fendente verticale, attacco pesante con indici di danno e respinta incrementati. Quest'arma invece è un pezzo di storia, perché in passato utilizzarla con Anthony Steelwool era qualcosa di fantastico. Ormai abbiamo tantissime armi da mischia, ci possiamo sbizzarrire, ma all'epoca esistevano davvero poche armi. E considerate che ancora oggi quest'arma, secondo me, merita l'attenzione di tutti. La sua perk particolare, colpire 5 volte di fila lo stesso bersaglio, causa una piccola esplosione che infligge danni ai nemici in un raggio di 0,5 unità del bersaglio per il 70% dei danni. Quindi questa volta più colpiremo in fretta al bersaglio, più danni gli infliggeremo. Purtroppo, come vi dicevo, non è possibile mettere una velocità attacco, un livello critico e un danno critico, ecco perché in questo caso ho scelto di optare per il doppio danno e una velocità attacco. E che dire, l'unico lato negativo di quest'arma è appunto questa. Potere del drago. Questo è un fucile pesante speciale. Spara un gruppo di esplosivi che infliggono danni da fuoco. Innanzitutto posso già dirvi che secondo me questa è l'arma più divertente di tutto il set. Ho deciso di aumentare la sua dimensione caricatore e la sua velocità di ricarica perché andrà a sparare tutti i colpi in miccette che esploderanno subito poco dopo essere state sparate. Sono capaci veramente di infliggere tanto tanto male. Il livello critico l'ho inserito anche seppur non avendo comunque una perk di danno critico, visto che comunque
comunque questo è un pompa d'aria, cerco comunque di infliggere il danno critico a più zombie possibili. Ma posso anche dirvi che quest'arma è dotata di un potenziale enorme. L'unica pecca è appunto è che è tanto variabile, in quanto le miccette non sono del tutto comandabili e dovremmo appunto sperare che esplodano il quanto più vicino possibile al bersaglio. In questo caso colpire uno smasher non è tanto difficile, colpire un gruppetto di zombie anche quello non è tanto difficile, ma nel momento in cui magari ci spara un blaster dalla distanza, quello è un vero problema. Comunque lo ripeto, secondo me l'arma più divertente di tutto il set. Ruggito del drago. Questa è un'arma d'assalto semiautomatica, un fucile dalla cadenza di tiro e capienza modeste, che penetra svariati nemici e li incendia. Percata il livello critico, velocità di ricarica, danni critici e danni ai bersagli affetti, comunque anche se non applica il tormento quest'ultima perk, infatti in caso di uccisione genera un fuoco d'artificio, ricordiamo che il ruggito ha il tormento innato. Comunque che dire sul ruggito del drago, penso ormai la conosciate tutti abbastanza bene, sicuramente non una delle migliori armi, se posso dire la mia, anche molto fastidioso il fatto di dover cliccare ogni volta per sparare. Un'arma perfetta secondo me da dare al nostro difensore, sia buggata che non ovviamente, mi riferisco al fatto che comunque spreca pochi colpi, è molto precisa e l'unica cosa da ricordarvi, ricordatevi che è di fuoco, quindi è meglio utilizzarla contro gli zombie di natura. Comunque vi ripeto la mia, da utilizzare, certo divertente ogni tanto, ma dover cliccare ogni volta per sparare con un branco di zombie che ci pusha, beh, sapete che non è il massimo. Ecco perché comunque ho scelto di utilizzare l'ultima perk che in caso di uccisione genera un fuoco d'artificio. Se cercate l'arma esclusivamente per il difensore vi consiglio ovviamente di cercarne una che rallenti i nemici, ma anche queste in caso di uccisione generano un fuoco d'artificio, sono molto utili per fare uno sterminio di massa. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è di prestare molta attenzione all'ultima perk che volete. Poi abbiamo il fuoco drago, fucile pesante automatico. Fucile automatico che spara più lentamente e infligge danni da fuoco a breve distanza e con un raggio ampio. Quindi, come ci dice la descrizione, il pompa ha un ampio raggio. Riuscirà a colpire più di uno zombie alla volta. E anche questo fuoco drago ha l'ultima perk statica, uguale per tutti. Quindi percata in danno critico, livello critico e danni. Anche se comunque l'ultima perk potete decidere di sostituirla con velocità di ricarica o dimensione caricatore. E l'ultima perk, comunque, visto che infligge danni da tormento, danni e bersagli affetti è aumentati del 45%. Che dire, questa comunque non è l'invenzione divertente della Epic, semplicemente un pompa con il raggio appunto un pochino più ampio riuscirà a colpire il gruppetto di zombie. Ricordatevi che è di fuoco, quindi utilissimo contro i nemici di natura come tutto il set. E ricordatevi solamente che in questo set sono presenti due pompa. Questo è il potere del drago. E ora abbiamo l'artiglio del drago, fucile di precisione bolt action. Fucile potente e preciso che lancia piccoli fuochi d'artificio che si conficcano nei bersagli ed esplodono poco dopo. Secondo me l'arma più inutile di tutto il set, vi consiglio assolutamente di non potenziarla. Davvero un'arma comunque alquanto strana, in quanto il colpo che sparerete davvero si conficcherà nel bersaglio e esploderà poco dopo. Quindi avrà quella piccola esplosione che avrà modo di infliggere un danno ad area. Suppongo sia comunque 0,5 tiles, visto che comunque l'esplosione è molto ridotta e non è un cecchino affidabile come siamo abituati ad avere, cioè abbiamo cecchini ovviamente molto più forti e molto più affidabili, anche perché comunque dato al difensore questo cecchino gli basterà che si presenta uno col frigorifero davanti e inizierà a sparargli senza prenderlo mai e rip difensore. Se la utilizziamo noi ovviamente come cecchino non è abbastanza affidabile per far fuori orde di zombie, ovviamente comunque è un cecchino, non aspettiamoci altro da esso e questo è quanto. Furia del drago, il lanciarazzi del set. Arma esplosiva, lancia dei razzi a lunga gittata che creano una serie di potenti esplosioni per un lungo periodo di tempo. È l'ideale per impedire agli abietti di superare un collo di bottiglia, quindi magari un passaggio. Infatti il colpo di questa furia del drago persisterà nell'aria oppure nel terreno continuando a infliggere danno e in tal caso anche a stordire i nemici se riuscirà a rompere lo scudo d'impatto. Percata anch'essa con doppio danno, comunque non è un'arma che infligge così tanto danno agli zombie.
zombie, piuttosto è un'arma fatta per stordire e in questo caso anche rallentare, possiamo dire, visto che il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30%, però non è statica, nel senso che comunque potrete scegliere l'ultima perk che più piace a voi. In questo caso io ho seguito il ragionamento che il colpo persistendo nel terreno sarebbe giusto che mi rallenti quanti più zombie possibili, così sparo un colpo, il colpo persiste nel terreno o appunto nell'aria per tot secondi e tutti gli zombie che passano da lì in quella frazione di secondi sono tutti rallentati, danneggiati e addirittura in talvolta storditi. Comunque, uno smasher che cammina non farete mai in tempo a stordirlo con questo lanciarazzi, piuttosto mostri della nebbia e mob vari, quelli sì. E infine abbiamo la zanna del drago, lancia pesante, infligge danni da fuoco elevati con capacità di respinta media e una velocità d'attacco ridotta, attacco a mulinello, attacco potente effettuato ruotando più volte che ferisce e respinge i nemici vicini. Questa zanna del drago, devo dirvi la verità, non l'avevo in assoluto mai provata in vita mia. Purtroppo al posto della sanguisuga vitale non è possibile metterci la velocità d'attacco, se no sarebbe stata una zanna del drago davvero davvero utile, in quanto essendo comunque di fuoco e avendo comunque un attacco a mulinello, riuscivamo a gestirci i gruppetti di zombie di natura. Si sa poi se gli zombie di natura ti colpiscono ti succhiano l'energia, purtroppo leggermente lenta come lancia, però con elevate capacità di danno. Devo dire che comunque non me l'aspettavo così, anche se comunque non è una delle migliori del set, mi sono abbastanza divertito nell'utilizzarla, ma comunque non mi sento di consigliarvela. Comunque raga, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, mi raccomando comunque fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di queste armi, io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!